Buon pomeriggio a tutti. Prima di tutto ringrazio lo Svilupparti per tutto. Sono dei grandi. Allora, io faccio parte di un piccolo team di sviluppatori che lavora in collaborazione con altri team. E il team si chiama A Real is Real. Attualmente stiamo lavorando a 3 progetti e siamo una community di una 30ina di persone che ci dà una mano fra tutti. Ad esempio, se qualcuno ha bisogno di una mano per realizzare dei modelli 3D, può chiedere nel nostro gruppo. Il primo progetto che volevo presentarvi è fatto da Jefferson Studio ed è un cortometraggio che deve uscire verso luglio. Il cortometraggio si chiama Gavon ed è la storia di un multiverso distrutto da un semidio. E in un universo una piccola flotta sta iniziando a preparare le difese per difendere tutti gli universi rimasti. Direi che posso lasciare la parola al trailer. Bene, questo era Gavon e il 24 luglio sarà presentato. Ora passiamo invece all'ambito di sviluppo di videogiochi su un progetto che potremmo definire simile a Resident Evil 2 Remake. Questo progetto è stato fatto da un ragazzo sempre nel team e ci lavora da circa 3 anni. È un gioco semi post-apocalittico dove un team di scienziati trova un'arca dell'Alleanza, che è un vaso di Pandora, lo scoperchia, esce fuori mostri e tanto altro. E direi che vi posso lasciare al trailer. Ed egli si liberò dalla sua eterna prigionia
intonò il suo canto sulla terra e riportò in vita il suo esercito per ristabilire un reame di crudeltà e distruzione. La sua musica, divina ed ingannevole, mette gli uomini in ginocchio, portando tenebre senza fine nelle loro vite. Sono trascorsi molti anni. Il pianeta Terra è ormai solo un cumulo di polvere immerso nel caos. Un caos che sembra non avere fine. Un caos. EDK, mi ricevi? Chi sei? Io sono Anya, la tua nuova assistente. Piacere di conoscerti, EDK. Devi raggiungere il sergente Devin. Dove ti trovi adesso? Mi sto dirigendo al campo base. Grazie. E Dulcis in fundo, l'ultimo progetto, il mio personale, un horror in prima persona ad enigmi, chi l'ha già provato in fondo alla sala lo sa già, è un horror un po' particolare, con un'ambientazione molto, molto particolare. Non è il solito horror con i jumpscare, non è il solito horror che si vede ovunque, è quasi completamente ricercato. Non è facile, lo ammetto, c'è chi non è riuscito a superare il primo enigma, però alla fine gli ho dovuto dare una mano e quindi va bene. E vi lascio a sto punto al trailer. Mi chiamo Richard Conrad, sono un investigatore privato. La mia storia ebbe inizio con una semplice telefonata. Con me ci divertiremo. Trovami. In fondo cos'hai da perdere? Se poi te ne penti. Grazie. Direi che dopo questa breve presentazione io ho finito.
per chi vuole provare la demo del gioco horror, può venire in fondo alla sala, dove mi ritiro tristemente ad aspettare che qualcuno stia con me.